Nathan Never è un bel personaggio per il discorso del character design, perché comunque avendo il cappello bicolore, i capelli bianchi e le tempie nere, avendo questo impermeabile tipo collare Elisabetta, è molto riconoscibile anche mezzo una folla, uno può riconoscere sicuramente Nathan Never, quindi è un personaggio che è caratterizzato molto bene, sia che, come dire, indossi l'abito di ordinanza, sia che venga disegnato da disegnatori con stili diversi, e sia che, come dire, anche senza l'impermeabile, questa sua capigliatura particolare, la barba di due giorni, insomma, lo rendono un personaggio molto riconoscibile. No, allora, se non possiamo fare il gioco del character design, io qua ho un po' di cose, io lo chiamo, dietro le quinte, no? Smontare il giocattolo, no? Io faccio il disegnatore di fumetti, che cosa c'è dietro questo lavoro? Qualcuno, anzi molti, chi non conosce i fumetti molto bene, non conosce il lavoro, pensa che appunto, beh, questo io un albo che leggo in mezz'ora, quanto ci vorrà fare una settimana? No, ci vanno mediamente 6-8 mesi. Perché ci vanno 6-8 mesi? Perché comunque prima bisogna scriverlo. Le storie della Bonelli sono di 100 pagine, quindi scrivere 100 pagine di sceneggiatura, perché il soggetto ovviamente descrive brevemente la storia, poi questa storia deve essere sceneggiata. E potremmo proprio partire, proprio per non annoiarvi troppo, non so se si riuscirà a leggere. Ad esempio questa è la sceneggiatura con gli storyboard del numero 250 di Nathan Never, che ho disegnato io ed è stato scritto nel soggetto da Antonio Serra e sceneggiato da Mirko Perniola. Adesso non so se si riesce a leggere, mi sposto. Purtroppo la definizione non è il massimo, comunque non è necessario che andiamo a leggere esattamente la descrizione, però per chi non ha mai visto una sceneggiatura, questa è una sceneggiatura tipo della Bonelli, c'è il titolo della storia, in realtà questo è il titolo del capitolo, perché le vecchie storie della Bonelli erano divise in capitoli e paragrafi, no? E una volta avevano, su Tex addirittura c'erano i titolini, no? dei vari capitoli. Quindi questo è il capitolo che si chiama Eliatto è il nome della nave che poi si vede nello storyboard, il numero della tavola, le pagine disegnate vengono chiamate, per chi non lo sapesse, tavole, cioè la pagina poi quella che viene pubblicata, perché ovviamente il numero della pagina dipende anche da tutte le pagine di rubriche che ci sono prima, quindi non corrisponde al numero delle tavole, no? Quindi le tavole partono da 1 e arrivano a 94, in realtà il numero di pagine di tavole per una storia della Bonelli. Quindi questa è la descrizione di tavola 9. La sceneggiatura è uno scritto tecnico che descrive non al lettore, ma al disegnatore, quella che è l'intenzione di chi scrive, quindi dello sceneggiatore, no? E quindi adesso non lo so se riesco a leggere qualcosa, tipo scena d'azione, Nathan e Lex devono recuperare un grosso cargo da trasporto direttamente da un gruppo, devono recuperare, non lo so, comunque vabbè, ci sono dei terroristi su questo cargo, Nathan e Lex devono recarsi su questo cargo da trasporto e liberarlo da questi terroristi. Dopodiché ci sono le descrizioni, non devo spostarmi, è vero, perché se no non ci sono le descrizioni vignetta per vignetta, vignetta 1, vignetta 2, vignetta 3. La gabbia di paginazione, cioè quindi la struttura della pagina della Bonelli, in genere è divisa in 6 parti, no? Diciamo che la pagina tipo della Bonelli deve avere 1, 2, 3, 4, 5, 6 settori, no? È diviso in 6 parti, quindi al massimo diciamo 6 vignette. In questo caso sono vignette doppie perché tengono praticamente tutta la prima striscia, quindi sarebbe vignetta 1, vignetta 2, vignetta 3, vignetta 4, vignetta 5, vignetta 6, quindi in realtà essendo doppie abbiamo solo 3 vignette. Quindi c'è la descrizione della vignetta, c'è la descrizione di che cosa succede ed è molto personale, nel senso che appunto è un dialogo tra lo sceneggiatore e il disegnatore. In questo caso, siccome lo sceneggiatore sapeva che l'avrei disegnata io, ad esempio leggo qua una frase, quindi anzi c'è addirittura una nota di Antonio Serra, che era il supervisore, e dice, perché lo sceneggiatore descrive la prima vignetta
come una nave lunga 600 metri, larga 70, che viaggia a 150 km orari, insomma un gigante del mare. Nota del Serra, una nave di queste dimensioni così grande non la possiamo quantificare, insomma in ogni caso è grande, tutte balle, lascia perdere quello che dice lo sceneggiatore. Quindi deve apparire grande, quindi Sergio fai come pensi che sia meglio, l'importante è che abbia un aspetto grande, ecco, diciamo che sono note molto personali, anche alle volte divertenti e simpatiche. In questo caso, che era un numero diciamo un po' particolare, celebrativo per Nathan Never, siccome c'era molta attenzione nell'aspetto grafico, sono stati prodotti poi anche gli storyboard, non sempre si fanno, quindi comunque sceneggiatura, ricapitolando, descrizione della scena, descrizione dei dialoghi, perché ci sono anche i dialoghi e le didascalie, lì c'è scritto didascalia, ci sarà quello che non riesco a leggere molto bene, comunque pianeta Terra, due mesi dopo, anno 2091, secondo la nuova datazione, didascalia della vignetta 1. Nella vignetta 2 ci sono degli effetti sonori, robot che scende, clang, clang, clang. Vignetta 3 da fuori campo e il test di latta, quindi già da questa annotazione sappiamo che probabilmente sarà la voce di Lex. Quindi nella sceneggiatura, descrizione, dialoghi e didascalie. E questo è lo storyboard. Se riesco ad andare avanti giusto, ecco il risultato finale a confronto. Non mi ricordo perché è stato spostato il senso di marcia della nave rispetto allo storyboard, che in realtà era più giusto nello storyboard, perché secondo la narrazione, ecco un'altra cosa che sulla quale picchio molto agli studenti della scuola di comics, il senso della narrazione, secondo il nostro senso di lettura da sinistra a destra, quando c'è una scena d'azione, dovrebbe sempre seguire il senso di lettura, perché facilita la lettura della storia, no? Quindi nell'altro caso è stata ribaltata, non mi ricordo perché, ci sarà una motivazione. O forse no, abbiamo sbagliato e basta. Quindi non saprei dire. Quindi quello è il disegno finale dopo l'approvazione dello storyboard, molto velocemente, insomma, il principio poi alla fine è questo. Tavola 10, vignetta 1, vignetta 2, vignetta 3, vignetta 4, quindi sono 4 vignette, in questo caso la vignetta 1 è doppia in verticale, però vedete che comunque la divisione della gabbia è sempre su 3 strisce e 2 colonne, quella classica, poi può essere stravolta ovviamente, però diciamo la classica gabbia bonelliana è questa. Lo storyboard, bam bam bam, ratatatata, blam, ed ecco poi alla fine quello che è stato realizzato. Ovviamente quelle che vedete sono le tavole che ho realizzato io, mancano ovviamente i dialoghi aggiunti nei balloon. Questa è una storia di 6 anni fa, quindi i dialoghi venivano ancora aggiunti a mano, quindi le tavole stampate, anche se realizzate in digitale, venivano consegnate in redazione e i letteristi o le letteriste, come gli amanuensi classici, ritagliavano i balloon, scrivevano a mano e questi venivano appiccicati uno per uno sopra queste tavole. Quindi qua questi sono i file miei, non vedete i balloon. Posso chiedere una cosa? Certo. La tavola che hai disegnato era del 1950, giusto? Detto. Questa è la tavola del 1950, sì. Magari mi sbaglio, ma Nathan l'ha disegnato in quel modo per celebrare la prima vignetta del numero 1 quando lui entra in scena, che si presenta? Sì, questo numero è tutta una celebrazione del numero 1, come dire, si svolge nello stesso periodo, quindi è il numero 1 ma visto da un'altra angolazione, quindi ovviamente le ambientazioni, l'agenzia, le tute, l'aspetto c'è anche, lo vediamo poi più avanti, qui c'è un'altra tavola con lo storyboard, lo vediamo velocemente, anche qui è stata cambiata ad esempio nell'ultima vignetta, l'ultima striscia, con un data che viene verso di noi, magari un po' più dinamico che non la veduta laterale. Sparatoria, questa è rimasta abbastanza fedele. Ecco, questa è una scena che era apparsa anche nel numero 1 di Nathan Never, il battibecco tra Nathan e il suo capo, Riser,
e qui è stata rifatta per il numero 250 pari pari con Nathan che se ne va sbattendo la porta e dice al suo capo non chiamarmi Nat, e lui fuori sbarma. Qui c'è una scena spaziale, quindi base spaziale, i nostri che arrivano con le tute a reazione. Allora, non solo i nostri, qua è ancora la cattiva che arriva con il robot che ha trafugato, robot armatura, diciamo, anzi, esoscheletro, tecnodroide, non lo so che cosa fosse, ma tecnodroide no. E basta, questa è finita, credo, la pagina non scorre più, abbiamo finito le pagine. Comunque, questo per quanto riguarda, diciamo, la parte di realizzazione vera e propria dell'album, no? Come abbiamo visto, sceneggiatura, storyboard, disegno. A monte sicuramente può essere necessario, soprattutto per le cose di fantascienza, una progettazione degli spazi, degli ambienti. Ad esempio, andiamo così a vedere se parte questo filmato. Una cosa che molti autori oggi usano, c'è la frase, gira, quindi sta pensando ancora. Una cosa che molti autori, dicevo, utilizzano sono dei programmi di tipo 3D per progettare gli ambienti. Ce la sta facendo? Sì. Però non si vede niente. Interessante. Ecco come si è sentito Steve Jobs a presentare. Pensa che devi chiudere e riaprirlo, ma non sì, perché l'ho lanciato due volte e lui non è piaciuto. Ma detto che lì che dovrebbe. Ok, risolto. Questo è SketchUp, per chi molti lo conoscono, per chi non lo conosce, è un programma free che è di Google. Si trova in rete, è scaricabile appunto gratuitamente, no? Questo filmato si fa vedere come si possono creare delle forme basiche molto, in maniera molto veloce e intuitiva, no? Quindi si parte da una figura geometrica bidimensionale e con meccanismi di estrusione, insomma, eccetera, si possono creare delle figure tridimensionali. La cosa interessante qui appunto ogni lato, ogni segmento è selezionabile e modificabile a piacimento, quindi partendo da delle forme semplici, anche per chi non è, diciamo, un progettista o uno avvezzo a utilizzare programmi di modellazione tridimensionale, riesce comunque a creare delle forme. Adesso lo facciamo andare avanti un po' veloce. No, ho fatto cos'è? Volevo farlo veloce, video, traccia video, vediamo un po', visualizzo, com'è che faccio? Riproduzione, eccoti qua, velocità, più veloce. Siamo sicuri che stai andando più veloce? Sì, più veloce. Ok, velocità. Più veloce. Ma perché sennò stare qua mezz'ora a vedere il cubo. Basta premere più sulla tastiera, aumenta. Tu dici? Sì, sì. Velocissimo. Ecco, che il cubo diventa la casetta, tiro sul lato, seleziono la faccia. Questo più che una casetta, vedrete, diventerà qualcosa tipo un monumento funebre. E disegnando sulle facce di un lato, poi ogni area ovviamente poi si può selezionare in maniera separata e quindi spingere, tirare fuori, e, insomma, quindi creare delle forme più complesse, no? Il principio è questo. Ora, partendo da questo, sempre con il testo più, così non rompiamo le scatole. Questa è la nuova città di Nathan Never con il palazzo dell'agenzia Alfa. È un modello molto semplice perché è stato dato questo modello
ai disegnatori della serie, perché sono parecchi disegnatori che lavorano su questa serie, come modello di riferimento. La cosa bella è che, appunto, essendo uno spazio 3D virtuale, si può zoomare, entrarci dentro, si può variare la focale, quindi si può guardare con un grandangolo piuttosto che un teleobiettivo. C'è la possibilità di aggiungere le ombre, quindi di vedere anche in maniera realistica come funzionano le ombre su questi modelli. Come potete notare, la parte centrale della città è più dettagliata. Qui c'era un monumento era dopo gli avvenimenti della guerra dei mondi, quindi tutti morti dopo la guerra con Marte, quindi era stato creato questo monumento alla memoria con la fiaccola e il raggio laser che andava su nello spazio. Questo è il nuovo palazzo della sede del consiglio. Insomma, questa parte centrale era più dettagliata, come vedete invece intorno ovviamente le cose erano meno dettagliate e la parte centrale più interessante era quella del Palazzo Alfa. Quindi questo modello è stato dato a tutti i disegnatori che potessero avere così un riferimento. Questo programma è molto utile, ecco invece questo è l'ufficio della direttrice dell'agenzia Alfa, Elania Elmore, il capo di Matarneller. Anche in questo caso tutto l'ambiente è stato costruito con SketchUp, sempre con il principio che avete visto all'inizio, e diciamo che questo tipo di progettazione serve, sicuramente è comodo per i disegnatori, magari qualcuno di voi da lettore si è accorto che ne so che l'ufficio o la stanza di Dylan Dog non è mai uguale, no? Comunque gli oggetti si spostano. E la possibilità, allora ai tempi non c'era la possibilità di fare una progettazione di questo genere, invece adesso noi abbiamo questi strumenti e questo tipo di progettazione a monte del lavoro permette anche una coerenza narrativa, cioè quindi ogni sceneggiatore anche che dovrà creare una storia ambientata in questi spazi saprà esattamente che cosa può permettersi di fare, no? Quindi ecco, poi possiamo anche muovere l'arredamento, far cadere le sedie, insomma, quindi serve sia dal punto di vista come ausilio alla narrazione e proprio come coerenza, perché non ci siano delle differenze tra un numero e l'altro rispetto alle ambientazioni che sono tipiche, perché queste sono ambientazioni ricorrenti all'interno della storia, quindi è utile che siano sempre le stesse. Qua si fa vedere che praticamente ogni parete può essere resa trasparente in maniera tale da poterci muovere più agevolmente all'interno di questo ambiente e poter vedere da diversi punti di vista, ad esempio qui dalla scrivania e via andare. E quindi questo è un lavoro che in realtà poi negli albi voi non vedete, perché vedete il lavoro finale, ma è un lavoro di progettazione che normalmente viene fatto. Se ci sono delle domande, fermatevi. Il lavoro per 3D della creazione ambiente sì. Andrà a finire anche sul solo per lo storyboard o anche per il lavoro finito? Allora, no, quello serve come riferimento ai disegnatori per il lavoro finito. Ah, quindi sì. Sono referenze. Cioè, sì, esatto, sono delle reference. Una volta, normalmente sia nel character design, io ho lavorato ad esempio per i cartoni animati, si produce, ma anche per Matarneller era stato fatto, no? Si produce quel volume che è chiamato Bibbia, no? Dove ci sono tutte ambientazioni, accessori, pistole, veicoli, abbigliamento e quant'altro. Qui, adesso ovviamente si ragiona su file. Questi file di SketchUp e insieme anche, forse ce l'abbiamo qua, ecco, queste sono, diciamo, le schermate. Queste sono le schermate della città, sono punti di vista che servono come riferimento ai disegnatori per disegnare in maniera corretta questi ambienti. Ovviamente, come vedete, sono molto sintetici, perché poi ogni disegnatore ha il suo stile, aggiungerà ombre, dettagli particolari e tutto, quindi non sono sostitutive del disegno.
sono ovviamente solamente dei riferimenti. Ma questo è per il nuovo show. Ecco, questo tra l'altro appunto da, diciamo, con la rifondazione della città e dell'Agenzia Alfa dopo la Guerra dei Mondi sono state ristudiate anche le tute dei personaggi. Questo è poi il modello che ha vinto in versione chiara, versione con il retino grigio e versione nera. Questa per la tuta per gli uomini, tutte le angolazioni che si potessero vedere, che poi nessuno fa allo stesso modo, ovviamente se guardate gli albi viene poco rispettato, perché ognuno fa poi le sue variazioni. Classico disegnatore fa un po' quello che gli pare. Esatto, è sempre così. Queste erano varie proposte alternative delle tute per l'Agenzia Alfa. Quindi abbiamo visto SketchUp, un altro programma non usatissimo, però divertente, che può servire, invece è Poser, che è quello che serve per progettare i personaggi. Non proprio per progettare, ma ha delle... diciamo, questo è il modello base, questo è l'omino base di Poser. È molto utile, appunto anche qua, essendo un ambiente 3D virtuale, ecco, come potete vedere, per movimentare la luce e le ombre. Quindi se io ho la necessità di creare un'ombra particolarmente drammatica, funzionale alla storia, questo tipo di programma può suggerirmi diciamo l'effetto giusto, no? Quindi senza andare a cercare appositamente delle fotografie. I personaggi, si chiama poser, possono essere messi in posa come uno preferisce, quindi sono svelati proprio come delle action figures, come delle bamboline. Hanno anche già delle pose preordinate, quindi basta cliccare nella libreria una posa che piace, senza star lì a utilizzare tutti gli snodi del programma, si possono avere immediatamente nella posizione che uno vuole. Possono fare le espressioni, quindi aprire la bocca, essere allegri, arrabbiati, insomma, anche questo come punto di riferimento può essere, a discrezione del disegnatore, utilizzato o meno. Vediamo se riesco ad andare un po' più veloce, quindi appunto lui può muovere tutto. Ci sono anche delle tecniche, delle librerie per questi programmi di accessori, quindi possono avere, ovviamente possono essere vestiti, avere le pistole, i caschi spaziali, tutto quello che uno vuole, e modificare la muscolatura, quindi possono essere più atletici, meno atletici, e poi ci sono anche delle personalizzazioni di veri e propri morphing, e quindi possono assumere aspetti diversi, quindi la testa di Frankenstein, la testa da gargoyle. Quindi senza essere appunto un modellatore, quindi non è Maya, non è ZBrush, eccetera, sono anche programmi, può usare anche un programma economico per questo genere di applicazioni, perché mi pare che costi sui 150-120 euro, quindi non è, insomma, Photoshop. E quindi grosso modo è alla portata di tutti. E questo è Photoshop, cioè no, questo è Poser. Oggi si disegna, molti disegnano in digitale. Il programma più utilizzato, almeno a sentire anche nei colleghi su Facebook, è Manga Studio, comunque adesso si chiama Clip Studio Paint, anche questo è un programma relativamente economico, insomma, che qui la versione pro mi pare che costi su anche quella intorno ai 150 euro. Qui vedete una pagina appunto di Nathan Never. Io ho l'abitudine, perché poi su queste pagine non è raro che lo sceneggiatore richieda delle modifiche, perché comunque viene fatta una revisione della storia e quindi dice: no, beh, modifichiamo quel personaggio, lo spostiamo, facciamo
che ingrandirlo, ridurlo, non c'è abbastanza spazio per il lettering. Allora io ho preso l'abitudine di, visto che questi programmi lo consentono, si lavora su livelli, se vedete questa finestrella qua sul lato, ogni elemento viene fatto su un livello diverso, no? Quindi come se io avessi diverse veline una sopra l'altra, e quindi i personaggi sono disegnati separati dallo sfondo. Questo mi consente, appunto, devo ingrandire il personaggio, ingrandisco solo il personaggio senza andare a toccare lo sfondo. Devo modificare lo sfondo perché quel particolare non va bene, modifico solo lo sfondo, quindi anche gli effetti. Quindi qua avete visto appunto il raggio laser, aggiungo un effetto di luminosità, posso farlo, ed è molto versatile come tipo di lavoro, no? Quindi uno una volta con la matita si faceva la progettazione, poi con la china bisognava avere già un'idea in testa ben precisa di quello che doveva essere il risultato finale. Questo secondo me invece contribuisce molto alla creatività, perché può essere anche come dire, delle soluzioni si possono trovare work in progress, quindi provo, metto, sposto, guarda, sta meglio qua il personaggio, quindi se la vignetta è più equilibrata, se il personaggio lo sposto un pochettino, se aggiungo un effetto di luce, che atmosfera c'è, guarda, provo, infatti qua vedete, no, che i livelli vengono selezionati e deselezionati proprio per vedere questo tipo di effetto, no? Quindi alla fine uno non sono solo strumenti di lavoro, ma che aiutano anche il discorso creativo, secondo me. Questo è per il mio modo di lavorare. Poi ce ne sono altre che vi posso far vedere, però vabbè, c'è la prospettiva, ci sono tante altre cose, ma non voglio tirarla troppo per le lunghe, visto che avete fatto il sacrificio di essere qua, vi voglio in qualche modo premiare facendo vedere un'anteprima, quindi sono qua, vedo una cosa che nessun altro ha ancora visto, che è una delle prossime copertine, anche queste realizzate con Clip Studio Paint. Questa è la bozza che viene presentata, uno schizzo molto, diciamo così, insomma, non molto definito, che serve per presentare l'idea al cliente, in questo caso al caporedattore. Questo è stato presentato al caporedattore, è stata approvata. Questa è la copertina del 326 prossimo di Atterbelle. A questo punto, ok, ho ricevuto l'approvazione. Utilizzo ovviamente lo schizzo come punto di partenza per creare il disegno finale. Anche qui la cosa che faccio io solitamente è di tenere gli elementi separati, perché nella composizione può capitare di volerli spostare, no? Quindi il primo piano separato dal secondo piano. Ed ecco, quindi si parte con, questa sarà una copertina, quindi dovrà essere a colori, però diciamo la parte di partenza è bianco e nero, anche se qua poi vedete che alcuni tratti anche sono stati poi colorati, perché poi con il colore, diciamo, alcuni contorni hanno una maggiore morbidezza, no? Se vengono colorati anche i tratti, oltre che poi il colore di riempimento. In questo tipo di disegno poi la seconda fase è quella di creare le luci e le ombre su una monocromatiche, cioè quindi senza preoccuparsi del colore, che è la cosa più facile, no? Stabilisco dove c'è la luce e l'ombra, quindi i personaggi vengono aggiunte, diciamo, i mezzi toni con l'ombreggiatura, e poi è stato aggiunto lo sfondo di questo scantinato tecnologico. E poi un livello di colore che va ad aggiungersi alle sfumature, alle mezze tinte dei personaggi. Ovviamente in questa fase intermedia, come vedete qua, poi ci sono tutti i vari livelli. Adesso qua sembra un po' scuro, in realtà viene aggiunto ancora un livello di scuro tutto intorno per dare... focalizzarci di più sull'immagine centrale. C'è un livello dove vengono aggiunte ancora ulteriori sfumature.
qua mi pare che ce ne sono una ventina di livelli. Finalmente vengono aggiunte delle luci, perché insomma, se no queste figure risulterebbero un pochettino piatte. Viene colorata la tuta di Nathan. Cosa verrà aggiunto adesso? Un altro livello di colore, di correzione di colore sulla ragazza. Qualche punto di luce anche sulle, diciamo, le zone che sono un pochettino più in evidenza. Alcune ombreggiature. Anche qui vedete, diciamo, più che altro qui sono stati aggiunti degli sporchi, perché siamo in uno scantinato, comunque un ambiente, insomma, un po' pulitissimo. Vengono questo passaggio, lo sfondo viene colorato per far, siccome lo sfondo era nero, anche tutta la parte dello sfondo viene colorato per far risaltare di più i personaggi in primo piano. Vengono aggiunti altri colpi di luce. L'ascia elettronica, e quindi anche in questo caso sul livello a parte vengono aggiunti tutti gli effetti di luce con i fulmini e le saette dell'ascia. Poi c'è ancora una modifica, se non ricordo male, ancora sul volto della ragazza, che mi sembrava, insomma, tutto sommato poco spaventata rispetto a quello che sta per accadere. E quindi un livello di correzione, poi alla fine ecco che vengono aggiunti, diciamo, maggiore spavento, quindi occhi più sbarrati, bocca un po' più aperta, per, diciamo, avere l'effetto più di, anche qua il livello viene azionato, deselezionato, proprio per vedere la differenza, per vedere l'effetto, no? Così più spaventata, meno spaventata. Abbiamo deciso che era meglio più spaventata, quindi poi alla fine ce lo siamo tenuto così. Ancora qualche ombreggiatura aggiunta. Qui forse non so se si vede nella definizione, è stata aggiunta la barba di Nathan alla fine, che c'è anche i peletti della barba. Poi magari mi stampo nella copertina, non si riuscirà a vedere. Ancora qualche correzione colore, qualche effetto di luce e la testata. E così poi alla fine è andata in consegna. Quindi la struttura di questo programma, che è molto simile poi a Photoshop, che è più conosciuto, in realtà per chi fa questo lavoro ha il grande pregio di poter lavorare su queste strutture a livelli, che aiutano proprio a separare i vari elementi del disegno, e quindi di avere massima flessibilità. Aggiungo la luce, tolgo la luce, metto, tolgo, quale meglio. Quindi, diciamo, è un processo che creativo sicuramente molto, molto più facilitato. Domande? Io mi fermo. Ma se no, altri filmati del genere da farmi vedere, ma più o meno è la stessa cosa. Quindi in maniera molto sintetica, diciamo, tutto il processo sia delle pagine che delle, insomma, sì. Quanto può occupare una lavorazione del genere per una copertina? Visti i vari livelli volevo vedere quanto c'è. Ah, qua c'è il disegno base. Sì. Torniamo un attimo indietro e si vede poi come si disegna. Faccio solo la piccola parentesi, no? Per dire, qua abbiamo proprio in maniera su questo, diciamo, campo virtuale, abbiamo di fatto tutti gli strumenti che riproducono la realtà, quindi dalla matita al pennino e intanto disegna. E quanto tempo ci vuole? Allora, mediamente dipende dagli autori, ognuno ha i suoi tempi, non so. Sì, no. Claudio Villa sono 10 anni che sta facendo il Texone, quindi ognuno ha i suoi tempi. Una lavorazione come questa, diciamo che mediamente sono 2-3 giorni, quindi diciamo una giornata di lavoro per la presentazione delle idee della copertina, quindi per la realizzazione dei bozzetti che vengono presentati, quindi lo schizzo che voi avete visto, che non è uno solo, perché ovviamente vengono presentate più proposte, no? Quindi 2-3 idee. Poi una giornata e mezza almeno per la realizzazione del bianco e nero del colore.
Quindi, grosso modo, le tempistiche sono queste, poi a seconda delle difficoltà del soggetto, eccetera. Qui vedete proprio il disegno. Finora vi ho fatto vedere ovviamente delle cose già realizzate, dei livelli già realizzati, solamente insomma azionando e deselezionando i vari livelli di lavorazione, no? Poi di fatto la lavorazione parte da questo, no? Quindi si fa il disegno in maniera classica, matita, questa è la prima fase. Ma è utilizzata ancora una fase di bozzetto a mano, evitando gli strumenti digitali, o a questo punto sì, si va diretti? Ma dipende, questa è una cosa molto personale, dipende dai vari disegnatori. Ci sono alcuni che lavorano ancora a tutt'oggi in maniera del tutto tradizionale, soprattutto quelli che lavorano per il mercato americano, per un motivo molto semplice, perché poi vendono gli originali, perché c'è un mercato di collezionismo sul mercato americano che è notevole, no? Quindi anche dal punto di vista economico, e quindi è utile avere l'originale. Quindi c'è ad esempio chi lavora in digitale per fare le matite perché è più facile la fase di progettazione, poi stampa su cartoncino in blu che non è riproducibile la matita e poi la riprende invece inchiostrando a mano in maniera tradizionale, perché così ho l'originale. Altri invece fanno il contrario, se non devono vendere le tavole, cioè quindi fanno la matita perché comunque per abitudine si trovano meglio a schizzare, a progettare la pagina in maniera tradizionale con la matita, e poi invece l'inchiostrazione viene fatta in digitale. Altri, come me ad esempio, fanno tutto direttamente invece sul digitale, quindi è una questione molto personale. Posso? Certo. Lavorare in digitale senza originali, si sa che gli originali comunque per quanto è... Sì, non esistono più. No, però è una pensione, credo. Dipende dall'autore, no? Vabbè, ci sono degli autori che hanno delle quotazioni insomma, notevoli, quindi un Claudio Villa, un Roy, adesso insomma, con De Angelis, perché no? Sono tutti autori che nel mercato, diciamo, degli appassionati, dei collezionisti, hanno un certo peso, quindi effettivamente se io vendo le mie tavole originali ho un introito... maggiore, no? Sì, in questo caso io rinuncio a questa cosa, ma lo faccio in maniera abbastanza, come dire, cosciente, perché insomma, non ho la quotazione di un Claudio Villa, quindi non rinuncio molto, tutto sommato, il mio valore sul mercato collezionistico. Anzi, ogni tanto io faccio qualche originale, perché almeno spero che possa valere per la rarità del pezzo, perché essendo quasi tutto in digitale, in realtà i pezzi, io quando facevo ad esempio le copertine dal numero 300 in poi, che ricordo io, sono solo digitali. Prima del 300 invece esistevano gli originali e lo facevo proprio per quel motivo, perché poi in effetti sono riuscito a vendere gli originali delle copertine. Una domanda su un bozzetto del genere. Sì. Riesci a lavorare più comodamente con mouse o con pennino digitale? Con mouse mai. No, è impossibile, no, disegnare con mouse. So che ci riusciva Adam Hughes, che pare che colorasse i suoi disegni con il mouse. Adam Hughes, non so se lo conoscete, sì. Un disegnatore americano che fa delle donnine fantastiche. Ma no, io qua lavoro sulla Cintiq, che è uno schermo dove ci si disegna sopra, non è neanche una tavoletta grafica, per cui disegno sulla tavoletta e guardo schermo. Disegno proprio come se disegnassi sul foglio. Sì. Poi è molto naturale, anche perché poi ci sono delle ditte che vendono degli acetati da mettere sopra lo schermo, che lo rendono, diciamo, meno effetto vetro, quindi un pochettino più soft, e le penne della Cintiq hanno anche dei feltri tipo quelli dei pennarelli, quindi non è plastica, ma proprio un feltro che poi si consuma, ogni tanto lo cambia, e quindi diciamo la sensazione è quella di disegnare su cartoncino, sostanzialmente. Prima dicevi che un album intero richiede anche 7-8 mesi di lavorazione. Sì. La copertina viene fatta subito dall'inizio verso la fine? Cosa deve contenere? Quali elementi della storia può e non può contenere? Allora, la copertina viene realizzata alla fine, quasi sempre, ma diciamo, uno, due, dipende. Adesso siamo avanti di 3 mesi.
grosso modo, perché comunque al disegnatore in genere viene, vengono fornite le tavole dell'albo, quindi io vedo la storia, vedo quali sono le scene che possono essere utilizzate come spunto per la copertina, e quindi è l'ultima cosa che viene realizzata. Non ci deve essere anticipazione nella copertina, cioè non puoi svelare cosa succederà? Dunque, il problema spoiler delle copertine c'è, quindi in alcuni casi non si, ci sono diverse scuole di pensiero. Allora, sicuramente non si può mettere ovviamente uno snodo narrativo importante, quindi uno spoiler della storia, no. Però bisogna sempre cercare di incuriosire. Io sono fan, vista anche l'età, delle copertine Marvel degli anni 70, 80, eccetera, no? Che avevano questa caratteristica. Mi piacerebbe sempre fare, poi ovviamente non sempre si fa. Avevo questa caratteristica, ad esempio, mi ricordo quella dell'Uomo Ragno, no? Dove l'eroe era sempre messo alle strette, cioè era sempre in difficoltà. Quindi tu prendi quell'albo e dici: no, stavolta le prende davvero, cioè sarà davvero sconfitta. E c'è stato un periodo addirittura che mettevano i balloni in copertina, cioè c'erano veramente i dialoghi, no? Sarà forse la fine di l'Uomo Ragno, non di Spider-Man, perché si chiamava ancora l'Uomo Ragno nell'edizione Corno. Sarà forse la fine dell'Uomo Ragno? Riuscirà lui? No, c'erano questi lanci, no? Fantastici, molto, molto trash, però divertenti. E quindi mi piace quando c'è la possibilità di mettere l'eroe, no? Nel momento di difficoltà, in questa che avete visto, ad esempio, riuscirà a salvare la tizia prima che le venga tagliata la testa con la mandaglia elettronica? Chi lo sa? Leggete la storia, no? Quindi dovrebbe sempre essere un tipo di situazione che in qualche modo incuriosisce, perché la copertina deve vendere il prodotto, no? In qualche modo. Poi ci sono invece delle storie dove non succede molto a livello di azione, no? Di cose. Ad esempio, un maestro nel creare copertine d'atmosfera è De Angelis, che era stato copertinista, ancora fa le copertine per i collaterali di Nathan Never, prima di me, e che era arrivato dopo Castellini. Castellini era Marvel, no? O DC, a seconda dei casi, era molto supereroistico, quindi copertine d'azione americane, molto personaggi molto dinamici. Invece De Angelis era molto, giocava molto sulle atmosfere, no? Un po' la Blade Runner, un po' insomma l'eroe più malinconico, eccetera. Quindi anche quelle situazioni che giocano un pochettino più sulle sfumature, no, della storia, quanto che proprio sull'azione in sé, sono anche quella è una strada percorribile. Una strada che io ho cercato di percorrere e ogni tanto facciamo su Nathan, sulla serie regolare, non era mai stato fatto, è quello di fare le copertine composite, cioè quindi di avere un collage di immagini che, come in un manifesto cinematografico, presentassero le varie situazioni. Abbiamo inaugurato, diciamo, questo modo di fare sulla serie regolare con il numero 301, quindi appunto la cosiddetta amatissima Saga Omega, e anche nell'albo adesso in edicola, che è una citazione di un manifesto cinematografico, comunque c'è questa immagine composita con tanti personaggi, eccetera. Quindi lì poi è davvero una scelta che si concorda con l'editore, quindi non è solo che appunto il disegnatore propone, ovviamente c'è una linea editoriale che in qualche modo bisogna seguire. E ci sono dei divieti, per esempio, per le copertine, non so, armi, sangue, scene troppo violente, c'è qualcosa di vietato? Sì. Allora dipende che cosa stai facendo, ovviamente per Nathan Never le sue caratteristiche, no? Quindi adesso dico una battuta, non lo so, per Tex è vietato fare le sfumature sulla camicia. Se voi notate, la colorazione delle copertine di Tex è piatta, perché si vuole mantenere una certa grafica, diciamo, di stampo classico, no? Ovviamente una battuta, però nella realtà il disegno di Claudio Villa è molto realistico, e perché non disegnare le ombre anche nelle pieghe della camicia, che c'è giallo pieno, e così è. Quindi ci sono proprio dei mantra, no? delle cose che hanno una motivazione, chiaramente, no? Quindi il lettore classico di Tex, affezionato, vuole la copertina in un certo modo. Su Dylan Dog si può fare qualcosa di più rispetto alla violenza, forse rispetto ad altre
ad altri personaggi. Su Nathan Never, mi è capitato, forse l'avevo anche postata su Facebook per chi l'ha vista, in alternativa tra le varie proposte c'era una scena molto forte dove Nathan uccideva a sangue freddo una persona, era una silhouette, era tutta una cosa molto, diciamo, in ombra, no? Molto, se vogliamo, un po' d'atmosfera, però si vedeva il sangue, cioè proprio della testa del malcapitato. Ovviamente il mio intento da ex pubblicitario era proprio di incuriosire, di scioccare il lettore dicendo: cosa, Nathan che uccide qualcuno a sangue freddo? Impossibile, infatti non era vero, però quella scena aveva una motivazione, nella storia c'era, quindi era giustificata. E lì in effetti il direttore editoriale ha detto: no, ricordati che siamo su Nathan Never e siamo la Bonelli, non si fa. E mi sono beccato il rimbrotto del caporedattore di Masiero, perché ha detto: no, assolutamente, ricordati che siamo in Bonelli, non si fa. Quello che hai detto, però, in realtà l'ha fatto una volta quando ho sparato la Andy, l'ha fatto quella, non in copertina, no, come storia, dicevo, no, certo. Quindi, in realtà poteva fare questa cosa, sì. Però, appunto, come dicevi tu, io ho percepito infatti una differenza sostanziale sia per le copertine di Nathan Never che di Landon. Di Landon è spesso ritratto in pericolo, sì, la vita strappata, che sta per sparare perché vuole difendersi, per salvare qualcuno. Nathan invece lo percepisce molto quieto, molto pacato, è raro vederlo in queste sequenze d'azione, nelle copertine intendo, o questa è la mia impressione. Cioè, in che senso? È molto più intimista nelle copertine, ma forse lui osserva lo spazio profondo, osserva una scena lontana. Mi è capitato raramente di vederlo, da parte appunto di una copertina, per esempio, con la pistola mentre sta agendo. Allora, sono due, quello che dicevo prima, no? Sono due scuole di pensiero e due approcci diversi, no? Io ho preso appunto come esempio il creatore di Nathan, che di Castellini, e le sue erano quasi tutte molto dinamiche, no? Molto d'azione, quanto invece nella maggior parte della sua produzione De Angelis ha fatto copertine di stampo appunto più d'atmosfera, no? Quindi Nathan contemplativo. Questa è appunto un'altra copertina che avevo realizzato e va in quella direzione, cioè Nathan che si staglia sulla città, no? Che guarda la città e così. Questa è una copertina, noi la chiamiamo generica, no? Quindi rappresenta il personaggio, una pin-up del personaggio, non è legata alla storia in sé. Quella che abbiamo visto prima invece è decisamente più d'azione, no? Quindi è Nathan che sta cercando di intervenire per evitare che succeda qualcosa. Ribadisco, tutte e due le versioni fanno parte, diciamo, di quello che è concordato con l'editore. Quindi l'editore dice: ok, scegli tu a seconda della storia qual è, se andiamo più su una direzione piuttosto che un'altra. Sicuramente quella, la situazione invece appunto di Nathan, che quindi un personaggio di un nostro eroe che spara in copertina a sangue freddo, oltretutto si vede anche il sangue perché insomma la scena era abbastanza esplicita. Dal mio punto di vista è un dovere di disegnatore cercare di spostare sempre un pochettino di più, diciamo, il confine, no? Di cercare di essere un pochettino più audace nel, diciamo, ovviamente presentando delle alternative, no? Perché quella non è ovviamente l'unica copertina che poi è stata scattata, giustamente, che io ho presentato, ce ne sono state altre che poi sono state approvate, che andavano in una direzione più consona, no? Diciamo, alla tradizione. Però ogni tanto si prova, no? Quindi lì poi dipende dalla personalità, dalla volontà dell'autore, di cercare di dire: ma proviamo a mettere qualcosa, ma... Cioè, vedo che anche Claudio dai suoi post su Facebook, quando mette le sue prove colori di Tex, no? Le ombre sulla camicia le mette, no? Magari stavolta riusciamo a mettere. Infatti ogni tanto vedo che qualche pallida ombra sulla camicia arriva. Però capite che quello marchio distintivo, adesso è chiaramente una battuta, non è una critica, marchio distintivo del personaggio, no? Un po' come lo sguardo di Diabolik, no? Pensare che dice gialla anche a Merino, così deve essere. Posso una domanda io? Sì. E se al di fuori di
tutto quello che può essere un regolamento di per il disegno. Potessi disegnare Nathan Never in un modo che non hai mai fatto, qualcosa che non hai mai fatto, cosa faresti? Come lo disegneresti Nathan Never? Ma guarda, in maniera... Allora, devo fare una piccola premessa. Io ho iniziato a disegnare fumetti a causa di Nathan Never, perché sono sempre stato appassionato di fumetti, facevo un altro lavoro, e mi sono deciso a mandare delle prove alla Bonelli quando è uscito Nathan Never. E quindi è colpa di Nathan Never se io poi ho iniziato a fare questo tipo di lavoro. Quindi è un personaggio che mi piace, che seguo dal lettore, dal numero uno. Quindi lo disegnerei esattamente così. Così come? Sì. Sì, sì, il mio Nathan è quello, perché è quello del quale mi sono innamorato come lettore, no? Quindi il Nathan, diciamo, io ad esempio mi sono molto divertito in questa storia che ne dico adesso in due parti con Beppi Vigna. A me piacciono molto le storie spaziali, no? Quindi lui mi ha costruito questa storia proprio, quindi con Nathan, il fante spaziale, le astronavi, le ambientazioni così, no? Quello è veramente parte della mia passione, poi essendo appassionato appunto di fantascienza da sempre, di Star Trek e compagnia bella, questo è il tipo di... non lo farei molto di... all'inizio ovviamente io ho esordito, in realtà avevo fatto La guerra dei mondi, ma diciamo anche come copertinista con il numero 250 di Nathan Never, mi era stato chiaramente chiesto di riprendere alcune suggestioni con molta distanza, perché Castellini è inarrivabile, però di ispirarmi all'arte di Claudio Castellini. Però effettivamente e Antonio Serra, che era allora il curatore di Nathan, mi ha detto l'eroe deve essere Nathan eroico, bello, figo. Se voi guardate il Nathan, che a me piace anche moltissimo nelle storie di De Angelis, è molto più tormentato, molto, molto più scavato, cioè molto più anti-eroe che non eroe tutto un pezzo, palestrato, eccetera. Quindi forse anche molto più umano. Però il mio modello di Nathan forse è più vicino a quello anche appunto classico che descriveva Antonio, quindi comunque... Lui in qualsiasi situazione deve essere un figo, cioè Nathan è figo, ma c'è la sua barba, c'è il suo permeabile col collare Elisabetta, cioè... Un po' come sottoscritto, che sia buona quinta, non la disegnare. No, deve avere delle caratteristiche, non... la cosa più difficile è disegnarlo quando sorride, perché non sorride mai, si chiama musone, quindi quando sorride è buffo e non va bene. Il manto della Boelli, mai far ridere. Nathan Never, no, infatti, ma c'è stato, non avrei potuto portarle, sì. Molte vignette che ho dovuto ritoccare riguardavano un mezzo sorriso di Nathan. Eh no, così è buffo, eh no, così è grottesco, eh no, ma Nathan non ride. Allora non fatelo ridere in sceneggiatura, ascolta. Ride da serio lui. Sì, ma... cioè, ma si fa... Nathan. No, c'è Legs che controbilancia, e Legs con le battute lo prende in giro sempre. No, più che altro, se mai cioè, riuscito a disegnare qualcosa che interverrà in sceneggiatura, sistema violente o religiose o eccetera eccetera, insomma. No, perché credo che comunque, vabbè, poi siamo nella Bonelli, no? Per cui cioè, c'è un limite, insomma, sì, esatto, comunque parliamo di un fumetto classico d'avventura. Ci sono delle scene molto forti che io ho dovuto disegnare, ne ricordo una particolare nella trilogia di Omega, dove viene uccisa una bambina e questa bambina uccide la madre, cioè quindi anche cose insomma di un certo peso, e che lasciano il segno anche del disegnatore, no? Però stiamo raccontando sempre appunto dei limiti della lecita avventura bonelliana, e devo dire che quando capita di emozionarsi disegnando qualcosa, vuol dire che quella storia secondo me ha un peso. Per me è capitato di incontrare due colleghi in primis, Claudio Castellini, che sono abbiamo citato, quando vedo obiettore, perché lui angeli dei miei disegni. Beh sì, no, ci sono, conosco anch'io, adesso non faccio nomi, colleghi che si rifiutano di disegnare cose che sono appunto relative a situazioni violente o religiose o di
di sesso, ovviamente va alla sensibilità personale. Nel mio caso non mi è mai capitato di dover veramente disegnare, anche perché appunto penso che lì, insomma, i miei limiti coincidono grosso modo con quelli dell'editore, cioè non risulta una cosa un po' antiprofessionale. Adesso è Claudio che aveva risaputo la cosa, quindi io ci ho provato, ho rotto le palle, con la simpatia, sono rimasto in amicizia. Però dico, non è un comportamento antiprofessionale, visto che sei pagato quello che ti pagano, quando ti pagano. Beh, no, non sono d'accordo che sia antiprofessionale rifiutarsi di entrare alcune cose che urtano la propria sensibilità, perché non dimentichiamo che, ok, siamo dei professionisti, siamo pagati per fare un lavoro, però è anche un tipo di lavoro che ha una componente artistica, no? Comunque molto personale, perché c'è molto dell'autore nei disegni che uno fa. Cioè, io sto disegnando una tenera, ma c'è molto di me, del mio modo di vedere il personaggio, del modo di farlo recitare, no? Quindi credo che sia una manifestazione di professionalità rifiutarsi di fare qualcosa in cui non, al di là del proprio fastidio personale, che non, gioco forza, uno non riuscirebbe ad interpretare nella maniera giusta, no? Perché poi alla fine penso che anche il risultato non sarebbe soddisfacente. No, per la mia esperienza ho avuto anche un disegnatore straniero, io lo faccio noi, però si è rifiutato di disegnare, non mi sceneggiare scene di stupro, perché non sì. C'è un motivo in particolare, non ho problemi di persona. Basta, non esiste. Scene di violenze di questo genere, alle volte uno non può sapere, comunque sono cose che esistono nella realtà e che ci toccano in maniera anche diversa a seconda della sensibilità. Cioè, qualcuno può essere veramente più sensibile rispetto a certi argomenti, secondo me è giusto che non li affronti. No, per carità, infatti va bene. Cioè, come dire, non lo so, a un metallaro adesso suonami il ballo del qua. Top. Vabbè, se devo qualche dire prima, magari lo fanno. Per quanto riguarda invece aneddoti, hai qualcosa da raccontarci di divertente che è successo durante la realizzazione di qualche muro, di qualche copertina, qualcosa di cui sei stupito, che ha fatto ridere? Tu dicevi prima che a volte vengono annotate delle frasi anche divertenti come spunti. Ma adesso non mi vengono in mente, sì, le sceneggiature, soprattutto quelle di Antonio Serra, purtroppo siamo amici, sono infarcite di annotazioni personali, no? Tipo cose del genere. No, io avrei ma me lo tengo per ultimo, l'aneddoto di come io ho iniziato a fare fumetti, quello sì che è un bel aneddoto. Parlatene pure. Non lo so, dovete proprio sapere quale storia. Allora, ci sono due versioni della storia, quella più edulcorata, quella... Dai, con quella scoccia. Deve essere più lenta. No, vabbè, quella diciamo da favoletta riguarda una parte della storia che io non sapevo, e che poi ho saputo poi in un secondo tempo, perché la faccio molto breve. Io mi ho dato le prove per Nathan Never. Sono piaciucchiate, ma la risposta di Bonelli è stata: non è lo stile che ha dato a noi, mandategli una lettera e ditegli che non fa caso nostro, ma che non si butti giù di morale, insomma, scrivete in maniera tale da incoraggiarlo a continuare a disegnare anche se non fa caso nostro. Quindi è stata scritta questa lettera, è stata portata a Bonelli per l'approvazione per la firma. Gli ho detto: no, è ancora troppo duro il tono, questo ragazzo poi si demoralizza. Allora Luca Del Savio, che doveva scrivere questa lettera in redazione, riscrive la lettera, gliela riporta. Bonelli: no, non va bene questa lettera, ancora questo qua si demoralizza, no, la riscrive. Alla terza stesura Luca Del Savio va da Antonio Serra e gli dice: ma che dobbiamo dire a sto tizio? E una sera solleva il telefono e dice: lo chiamiamo, lo facciamo venire qua e lo raccontiamo, facciamo prima. E da lì è iniziata la mia avventura, perché poi era passato un anno da quando io ho mandato i disegni, e nel frattempo avevo fatto altri disegni che poi hanno convinto Antonio Serra a farmi fare ulteriori prove. Dopo 6 mesi alla fine mi hanno preso come disegnatore. Quindi questo dice una cosa, che Sergio Bonelli era un uomo veramente eccezionale, perché ad ogni singolo personaggio che scriveva poneva la sua attenzione,
una problematica, come nel mio caso si proponeva come disegnatore, possiamo mandare una risposta personale, quindi non come fanno le classiche aziende, grazie prestampato, grazie, arrivederci. Quindi era una cosa eccezionale, ma soprattutto si preoccupava di non urtare la sensibilità delle persone con le quali anche solo così veniva in contatto in maniera... E quindi sicuramente persone così non esisteranno mai più, credo, se no io non... La versione invece, se volete, dal mio punto di vista, io facevo un altro lavoro, lavoravo in un'agenzia di pubblicità, non avevo mai tempo di fare disegni. È successo un patatrac, quindi sono stato male, mi sono messo in mutua per 2 settimane perché stavo veramente male, e alla seconda settimana sono riuscito a tirarmi in piedi, ho detto come uso questa settimana che sto a casa. Ho fatto una storia breve di 5 pagine di Nathan Never, siccome ero al tempo grafico pubblicitario, ho confezionato un falso mega albo galattico di Nathan Never con tanto di copertina, con un bel cofanetto speciale, eccetera, e l'ho spedito alla Bonelli. Voi direte, vabbè, cosa c'è di tanto strano? Cioè, è stato la malattia, nel mio caso, è stato un colpo di culo, erano emorroidi, quindi sì, è stato proprio un aneddoto è questo. Quindi dal non sapere come dirti di no ad assumerti. Ma questo albetto esiste ancora? Questo albetto è stato... No, vabbè, l'albetto poi realizzato è stato... Credo è andato al macero, oppure sarà qualche scantinato dell'archivio della Bonelli. Le tavole, poi c'è stato un lettore che si è fatto mandare i file delle tavole, si è ristampato l'albetto in formato mini. Una sigla da collezione. Insomma, allora, tu hai studiato come grafico pubblicitario, sì. Hai lavorato inizialmente a pubblicità, sì. Fatto fumetto, fatto okay. Il copertinista per fumetti, sì. Sei entrato in di animazione, mi sei fatto 2 cose... Ho fatto il character design, esatto. Per 2 serie, Farate Principe del Deserto e Sandokan 3, che è trasmessa al suo tempo dalla Rai. E poi hai scritto anche un libro. Sì. E adesso insegni anche. Alla scuola commerciale. Sì. Cos'altro farai? Cos'altro farò? Niente. Spero di poter continuare a fare questo per molto tempo, perché insomma i tempi sono un po' quelli che sono per... Soprattutto non c'è un grande ricambio generazionale, qual è l'età media qua delle persone che sono qua? Cioè per raggiungere un pubblico nuovo, no? Di ragazzi, quindi io spero di poter fare fumetti finché campo. No? In genere i fumettisti muoiono sul tavolo da disegno, spero di fare altrettanto perché non abbiamo la pensione, quindi insomma, no, non lo so, mi sarebbe piaciuto fare anche molte altre cose, cioè vorrei scrivere il secondo libro. Mi piacerebbe collaborare per fare videogiochi, mi piacerebbe fare di tutto di più, però ovviamente le giornate sono solo di 24 ore, l'età avanza, quindi uno si stanca sempre di più. E insegnando disegno fumettistico, sì. Sei riuscito anche a imparare qualcosa? Altro che, no? Questa è veramente una grande, gran bella osservazione, perché... Allora, la caratteristica delle scuole di fumetto è di avere non insegnanti di ruolo intesi come, diciamo, accademici, cioè io a scuola avevo dei professori che di mestiere facevano professore. Io ho iniziato tra l'altro a lavorare in pubblicità grazie a una scuola che ho frequentato che invece era, i professori erano appunto dei professionisti, lavoravano nelle agenzie di pubblicità. Alla fine del mio corso di grafico pubblicitario, tant'è che io sono andato a fare un colloquio e mi hanno assunto, perché comunque... arrivavano le dritte direttamente dai professori, no? Guarda che quell'agenzia cerca, guarda che eccetera eccetera. Quindi il fatto di essere un professionista non sempre... Allora, innanzitutto se un professionista conosce il tuo mestiere, il problema è imparare a spiegarlo, non tutti magari hanno questa capacità. Quando tu cominci, e siccome quelli della mia generazione sono quasi tutti autodidatti, non esistevano scuole di fumetto quando noi abbiamo iniziato, arrivare a spiegare quello che fai ti aiuta a capire meglio quello che tu stai facendo e ti accorgi che è una cosa complicatissima, perché quando tu vai dai ragazzi e dici ok, adesso bisogna capire come rappresentare, ad esempio faccio il corso sulla natura, come rappresento l'acqua, come rappresento le rocce, come rappresento il vento, come rappresento il fuoco, come si rappresenta questo, poi faccio il corso sui mezzi meccanici,
come si disegna un'automobile, una moto, quali sono le caratteristiche e la prospettiva. Cioè, ti rendi conto di quanto nel fumetto, se tu vuoi essere un fumettista, devi essere architetto, graphic designer, character designer, cioè quindi devi creare personaggi, devi creare mobili, devi muoverli, devi essere uno che li fa recitare, sei regista, sei attore, sei un po' tutto. E ti rendi conto di quanto sia complicato il fumetto. Quando lo spieghi, lo capisci anche tu, finalmente, forse per la prima volta, perché dici, caspita, e quindi mentre io faccio tutte queste cose, c'è dentro tutto questo, e poi ti serve, come confronto ovviamente con i ragazzi, molto, molto importante, perché poi hanno stili diversi, ambizioni, e anche, come dire, passioni diverse. Poi aiuta, quando poi uno disegna, l'abbiamo visto prima, no, il senso di lettura, dici, perché sto disegnando ai miei allievi? Dico che bisogna sempre andare nel senso di lettura sinistra-destra, io sto facendo la nave che va nell'altra direzione, quindi forse migliora anche il tuo... preciso. Sì, sì, ti rendi... come dire, sei più consapevole di quello che stai facendo. Una cosa relativa a questo aspetto, per poter, come hai detto tu, in una vignetta ci potrebbe essere la natura, il mezzo meccanico, l'umano che si muove, insomma tutto. Certo. Secondo me, poi dimmi se sbaglio, è una crescita anche magari per te, perché uno può avere tutta la fantasia che vuole, però deve avere comunque un concetto di natura, di mezzo meccanico, di uomo che si muove, quindi alla fine sta tanto anche al bagaglio culturale di chi disegna, per avere dei bozzetti mentali di cosa disegnare, come farlo, e la palette, la scelta. Sì. Allora, chi disegna ovviamente deve avere uno sguardo, no? Un po' a 360 gradi su tutto, però capita di dover affrontare delle cose che magari non hai affrontato prima. Io ho disegnato, ok, la fantascienza mi piace, quindi conosco... Ecco, ad esempio, con Antonio Serra, che è il creatore di Nathan Never, quando lui mi dice fai un'astronave alla Guerre Stellari, non c'è bisogno di spiegare, che mi spieghi che cos'è Guerre Stellari, perché veniamo, come dire, da quelle passioni. Se, ad esempio, io ho disegnato per Storie d'altrove, che è uno spin-off di Martin Mister, ambientato, le storie che ho fatto io sono sempre state ambientate, grosso modo, in epoca vittoriana, lì ti devi documentare, no? Perché come erano gli abiti, come erano le strade, che cosa c'era, c'erano le carrozze, c'erano già le automobili, ma si è ambientato a Londra fino all'Ottocento, c'era già l'illuminazione stradale, non c'era, quindi c'è tutta una serie di cose che poi ovviamente affronti per la prima volta, quindi non, come dice Eduardo, gli esami non finiscono mai, anche per uno che lavora da vent'anni in questo mestiere, perché dici, ok, caspita, adesso devo disegnare questo. Adesso devo disegnare un cavallo. Come è fatto un cavallo? Com'è la sua anatomia? Ovviamente adesso abbiamo il vantaggio di avere internet, quindi le reference uno le acquisisce immediatamente, mentre io invece quando ho iniziato ritagliavo tutti i fogli di giornale e mi facevo l'archivio con tutte le riviste, tutte le cose, abbigliamento, ambienti, eccetera, eccetera. No? Quindi adesso... E' regolato Postal Market. Anche Postal Market, c'era che ne so, National Geographic piuttosto che Max o altre cose, no? Quindi Chuck, siamo tutti i nomi di Chuck. Però appunto, al di là del fatto di riprendere le reference, poi quegli oggetti li devi interpretare in maniera giusta. Quindi adesso, tra le altre cose, sto anche disegnando cavalli, sto disegnando cavalli. Bene. Grazie mille. Grazie. No, aspettate. Volevo fare una cosa. No. Allora, mi ha fatto tardi. No. Adesso voglio farvi lavorare, ma mollo il microfono. Però. Sì, buono, sì. Buono. Io voglio fare un ragionamento sulla professione del fumettista, no? Allora. Ah, tra l'altro, io qua c'è anche tutto. C'è il portfolio che porto in fiera, quindi se volete guardare dei disegni, poi ve li potete guardare. Ma adesso prendiamo qualcuno che... Chi è che vuole fare fumettista? Io sono sceneggiatore, che dice fumettista. Disegnatori? No, uno che non vuole fare fumettista.
Facciamo un gioco. Ok. Disegnami il piano che ti allora. Con della sedia sulla memoria, l'ho fatto io. Facciamo così. Scrivo da un'altra parte. Il gioco. C'è una roba, uno schizzo, una roba da fare in 5 minuti. Posso dai. Allora, io adesso ho fatto lo sceneggiatore, ho detto a lui che devi disegnare una cosa, ma lui adesso non può dirmi che cosa devi disegnare. Quindi devi disegnare questa cosa. Pictionary, dai. Pictionary. Sì, esatto, è Pictionary. Come sei capace? Vai, gira la clessidra. Gira la clessidra. Non hai il tempo limite, ma diciamo. Hai 5 minuti. Va bene, è stato velocissimo. Allora, cos'è questo? Cos'è questo? Cioè, ovviamente, domanda: che cos'è questo? Corre e spara. Chiaramente, qualcosa di manichino che corre. Ah, ok, allora. Quanti sono d'accordo sul fatto che corre? Magari c'è vento, Ok. C'è il fermo, sto quanti sono d'accordo sul fatto che spara? Non so se sta sparando, sta puntando la pistola. Sta puntando, allora, siete d'accordo che sta puntando una pistola? Sì. Okay. Correndo. Ed è uomo o donna? È un uomo. 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 Quelli corti, quindi è uomo. C'ha la panza, parlo io. Sono io, non è un tu... caso. Allora, questa è la dimostrazione. Allora, tu sei un fumettista. Yeah. La sceneggiatura, il compito era uomo che corre con la pistola in mano. Allora, perché hai fatto questo giochino che in realtà ci porta a molte riflessioni, no? Perché tutti noi parliamo un linguaggio condiviso. Laggiù, no, avete detto, perché ci sono le linee cinetiche. E perché queste, esatto, le linee cinetiche. Quindi tutti voi che leggete fumetti sapete che queste sono linee cinetiche, non sono i piori di una scala. Perché voi, che non ha mai letto fumetti, non si immaginerebbe mai che queste sono delle linee che... Perché è un linguaggio, no? Attenzione, è proprio un linguaggio. Sono linee che indicano velocità. Ma in realtà sono solo delle righe. Ma lui, anche... come dire, non essendo un disegnatore professionista, ha saputo cogliere quell'aspetto del linguaggio che è un linguaggio condiviso, ribadisco. Ad esempio, la simbologia dei manga è diversa dalla nostra simbologia occidentale, no? Noi nei fumetti di Topolino, quando uno dorme, sega la legna, no? Nel balone c'è... perché ricorda quel rumore, no? Mentre invece... non so perché, qualcuno me l'ha spiegato ma non me lo ricordo, per i giapponesi fanno la bolla del naso, no? Io sbavo di notte su cuscino, non lo so, però la bolla che scoppia. No? Quindi sono proprio simbologie diverse. E appunto, per citare il fumetto d'autore, no? Tipo Gipi la mia vita disegnata male, che è una graphic novel ed è veramente la vita di Gipi ed è disegnata maluccio, onestamente, però insomma che racconta. Ecco, questa è l'essenza del fumetto. Il fumetto non è bel disegno, il fumetto è racconto per immagini. Quindi io mi sento di dire che lui può essere benissimo un fumettista, perché riguardo quello che doveva essere la comunicazione della storia, attenzione, della storia, cioè di un'azione, quindi io gli ho dato un'azione complessa, l'uomo che corre, quindi c'è un'azione, quindi c'è un genere, quindi già devo capire che è un uomo e che sta correndo, quindi non è fermo. Con una pistola in mano, quindi come un oggetto, praticamente tutti voi avete colto questa cosa. Quindi questo è fumetto perché è racconto per immagini, poi andiamo a disquisire se è più efficace, meno efficace, se poteva fare, appunto, andando a scuola di fumetto, non lo so, inclinando di più la figura in avanti, si poteva dare più il senso di dinamismo, eccetera, eccetera. Si può discutere su tutto quello che vogliamo. Alla fine ha ragione Sio che fa il ministeco e che i miei colleghi molti dicono ma non è giusto, faccio come che lo faccio solo il ministeco, lo sa disegnare. No, comunica,
quindi è fumetto, quindi è racconto, e quando è racconto per immagini e la gente capisce questo tipo di linguaggio, vuol dire che è fumetto. Signori, questo è il fumetto. Sì. Giulio, bravo, e hai un originale. Hai un originale, esatto. Quindi io avrò la pensione. Lo puoi vedere, firmalo. L'entrevista. Questo è un giochino stupido e semplice, però mi fa veramente capire di quanto il linguaggio del fumetto sia potente, perché appunto parlando a un vissuto che noi condividiamo, non c'è bisogno di fare chissà che cosa, appunto di essere un Dillon Castellini per raccontare attraverso il fumetto. Grazie mille. Grazie mille.